Avete mai sentito parlare di crollo mentale? Avete mai vissuto un momento in cui vi sentivate sopraffatti dalle responsabilità, dalle aspettative e dalle pressioni della vita quotidiana? In questo video parleremo di che cos'è un crollo mentale e di come prevenirlo o superarlo. Quindi restate con me fino alla fine. Ciao ragazzi, io sono Maurizio e vi do il benvenuto sul canale dove parliamo di nutrizione, sport e crescita personale. Se vi piacciono questi argomenti e volete saperne di più, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un like, un commento e condividete il video con i vostri amici. Ma non perdiamoci in chiacchiere e passiamo al video di oggi. Prima di iniziare vorrei condividere con voi una mia esperienza personale. Molti anni fa ho vissuto un momento molto difficile della mia vita. Mi sentivo sopraffatto dalla responsabilità, dalle aspettative e dalle pressioni. Non riuscivo a dormire, non riuscivo a concentrarmi e mi sentivo come se fossi in un tunnel buio, senza via d'uscita. Era come se il mio cervello si fosse spento, come se avessi perso il controllo della mia vita. Quello che ho vissuto allora è stato un crollo mentale. Ma cosa significa esattamente? E come possiamo prevenirlo o superarlo? Scopriamolo insieme. Il crollo mentale è una condizione di stress emotivo e fisico che si verifica quando il nostro cervello e il nostro corpo non riescono più a gestire le richieste e le pressioni della vita quotidiana. Può essere causato da una serie di fattori come lo stress cronico, la depressione, l'ansia, i traumi, le malattie fisiche, l'abuso di sostanze, la mancanza di sonno, l'isolamento sociale e altro ancora. Il crollo mentale può manifestarsi in modi diversi, a seconda della persona e della situazione. Alcuni sintomi comuni possono essere sensazione di esaurimento fisico e mentale, difficoltà a concentrarsi e a prendere decisioni, perdita di interesse e piacere nelle attività quotidiane, irritabilità, ansia, tristezza, rabbia, paura, disturbi del sonno e dell'alimentazione, dolori fisici come mal di testa, mal di schiena, mal di stomaco, sensazione di vuoto, di solitudine, di disperazione, pensieri negativi, ossessivi, autodistruttivi, difficoltà a relazionarsi con gli altri, isolamento sociale, fino ad arrivare nei casi più gravi a comportamenti autolesionisti o suicidari. Il crollo mentale, ragazzi, non è una debolezza, una colpa o una vergogna. È una risposta naturale del nostro corpo e del nostro cervello a situazioni di fortissimo stress e di sofferenza. È importante riconoscerlo, accettarlo e cercare aiuto. Ma come possiamo prevenire il crollo mentale? E come possiamo superarlo? Ci sono diverse strategie che possiamo adottare a seconda delle nostre esigenze e preferenze. Vediamo subito alcune. Prendersi cura di se stessi, mangiare sano, dormire a sufficienza, fare esercizio fisico, dedicare del tempo alle proprie passioni e ai propri interessi. Gestire lo stress, imparare a riconoscere i segnali di stress, a ridurre le fonti di stress, a usare tecniche di rilassamento come la respirazione profonda, la meditazione o lo yoga. Chiedere aiuto, parlare con un amico, un familiare, un terapeuta, un medico, un gruppo di supporto. Non siamo soli e non dobbiamo affrontare tutto da soli. Coltivare relazioni positive, circondarsi di persone che ci sostengono, ci ascoltano, ci fanno sentire bene. Evitare invece le persone tossiche che ci fanno sentire male. Fissare obiettivi realistici. Non pretendere troppo da se stessi, non confrontarsi sempre con gli altri, non cercare la perfezione, accettare i propri limiti, le proprie debolezze e i propri errori. Imparare a dire di no, non accettare sempre tutto ciò che ci viene chiesto, non sentirsi in obbligo di fare tutto, non sacrificare la propria salute mentale per compiacere gli altri. Praticare la gratitudine. Riconoscere le cose positive della propria vita, i propri successi, le proprie qualità, essere grati per ciò che si ha e non per ciò che si vorrebbe avere. Cercare un significato, trovare un senso alla propria vita,
alle proprie esperienze e anche alle proprie sofferenze. Avere uno scopo, una missione e una passione. Ora vorrei condividere con voi una metafora che ho trovato molto utile per capire il crollo mentale. Immaginate il nostro cervello come un secchio e le nostre emozioni, i nostri pensieri, i nostri stress come acqua che riempie il secchio. Quando il secchio è pieno, l'acqua trabocca e si verifica un crollo mentale. Per evitare che il secchio si riempia troppo, dobbiamo svuotarlo regolarmente o almeno mantenerlo ad un livello accettabile. Come possiamo fare? Anche in questo caso ci sono diverse strategie che possiamo adottare a seconda delle nostre esigenze e preferenze. Vediamo subito alcune. Fare una pausa, prendersi del tempo per se stessi, per rilassarsi, per fare qualcosa di piacevole, per non fare nulla. Spegnere il telefono, il computer, la televisione e staccare la spina. Parlare con qualcuno, condividere i propri pensieri, le proprie emozioni, le proprie difficoltà con una persona di fiducia. Non tenere tutto dentro, non fare finta che tutto vada bene. Scrivere, mettere nero su bianco i propri pensieri, le proprie emozioni, le proprie difficoltà. Non censurarsi, non giudicarsi, ma sfogarsi e liberarsi. Fare esercizio fisico, muoversi, sudare, respirare, scaricare la tensione, rilasciare le endorfine e sentirsi vivi, forti ed energici. Meditare, concentrarsi sul respiro, sul corpo, sul momento presente. Calmare la mente, rilassare il corpo e trovare la pace interiore. Dormire, riposare il corpo e la mente e ricaricare le batterie. E non dimentichiamoci di sognare. Ridere, guardare un film divertente, leggere un libro umoristico, giocare con gli amici, ridere di se stessi, delle proprie debolezze e anche delle proprie paure. Imparare qualcosa di nuovo, leggere un libro, seguire un corso, fare un viaggio, aprire la mente, arricchire il proprio bagaglio culturale, sfidare se stessi e superare i propri limiti. Aiutare gli altri, fare volontariato, donare del tempo, dell'energia, del denaro, sentirsi utili, importanti e gratificati. Fare del bene agli altri facendo del bene a se stessi. E voi ragazzi, come svuotate il vostro secchio? Quali strategie usate per prevenire il crollo mentale? Condividete la vostra esperienza nei commenti e aiutiamoci a vicenda. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto e abbia contribuito a farvi capire meglio cosa sia un crollo mentale e come prevenirlo. Abbiamo visto diversi spunti e strategie da mettere in pratica nella nostra vita quotidiana, ma ricordate ragazzi che ognuno di noi è diverso e ciò che funziona per me potrebbe non funzionare per voi. L'importante è trovare il proprio equilibrio e il proprio modo di prendersi cura di se stessi. Ragazzi, siamo arrivati alla fine del video di oggi, grazie per averlo guardato fino a questo punto. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciate un like, un commento e condividetelo con i vostri amici. In questo modo potete dare il vostro contributo nel far crescere la nostra community e apportare più valore a più persone. Nel prossimo video parleremo di cosa succede se si mangia troppo poco e dei rischi e pericoli di un'alimentazione scorretta. Ragazzi, per oggi è tutto, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.